Buonasera, buonasera a tutti, buon giovedì. Ah, vediamo un po' chi è in diretta con noi. Stasera faremo una ricettina salata e faremo la pasta fresca fatta in casa. Già ve l'ho accennato nelle storie. Allora, io oggi sono sola, vedete nella mia postazione di una volta, mi vedete frontale così, anzi laterale, perché la mia figlia, la grande, è stata in gita, arriverà stasera sul tardi e la mia piccola si è addormentata perché ha un po' di mal di testa. E quindi oggi sono sola a riprendermi e a mettere la musica. Vediamo un po' se arrivano i commenti, se non ci sono problemi. Ecco qua, Giacomina, buonasera, ciao. Allora, stavo dicendo, innanzitutto indossiamo il grembiulino così subito. Facciamo. Dobbiamo preparare una pasta fresca fatta in casa, se avete visto, formato penne. E faremo, buonasera a tutti quanti, ciao Giuseppe, ciao Giardino dei Templari, e faremo la pasta fresca fatta in casa, condita con verdure di stagione, carciofi e piselli, pancetta e poi vediamo altro. Ciao Nella! Allora, vi giro verso di me perché già è iniziato ad esserci e iniziamo a preparare. Ecco qua, accendiamo anche la lucetta. Adesso, ciao America, Nietta! Non mi ricordavo più da questo lato qua. Allora, vi giro verso di me. Ci vedete tranquillamente, vero? Vedete, ci vedete bene? Ciao Giovanna, ci siete? Allora, che cosa facciamo? Iniziamo a preparare un attimo la pasta fresca. E quindi, iniziamo. Io qui ho della farina di semola rimacinata. Andiamo a metterci un bicchiere e mezzo. Un bicchiere e mezzo, più o meno, poi vediamo se occorrerà dell'acqua. Poi andiamo a metterci mezza tazzina di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale. Ciao Rosa, Teresa, si vede bene? Ok, un pizzico di sale. Poi andiamo a mettere l'acqua, che è un 100, un 120 ml di acqua, e mescoliamo senza uova e vediamo se occorre un altro pochetto di acqua. Infatti occorre un altro pochetto. Andiamo a mettercela altri 30 grammi, quindi siamo intorno ai 150 grammi, e andiamo a mescolare. Adesso andiamo di mani, ecco qua, anche perché l'acqua con questa farina di semola subito viene assorbita. Adele, ciao! Maria non c'è stasera, sta facendo la nanna, le faceva male la testa. Mettiamola qui sul piano di lavoro e andiamo ad asciugarla. Se occorre un altro pochetto di farina per farla asciugare, l'andiamo bene bene ad amalgamare. Fa le pause, com'è fa le pause? Nenietta. Ecco qua. L'altro pochino pochino e poi la lasciamo un attimino stare. Facciamo assorbire quest'altro po' di farina. La sentite la musichetta? Devo alzare un po'. Ciao Cinzia! La sentite la musichetta? Che non è questa volta, non c'è Maria, però l'ho messa io. Allora, facciamo asciugare tutta la farina e poi lasciamola riposare un attimino. Ecco qua. L'impasto è pronto. Guardate. L'impasto della nostra pasta fresca. Quindi lasciamola un attimino. Copriamo con un po' di. A questo punto, se avete la pellicola già pronta, io metterò un attimo un tovagliolo così per non farla seccare. Nel frattempo, iniziamo a preparare il nostro sughetto. Va bene? Si sente benissimo? Ok, ciao Teresa. Guardate qui, eh. Iniziamo. Accendiamo il fuoco. Allora, olio extravergine e iniziamo a far cuocere dei carciofi freschi che io ho tagliato e ho lasciato in acqua e limone per un'oretta. Ciao Nietta, si sente? E forse ciao Libera. È forse un problema tuo, tesoro. Deve essere il Facebook tuo che sta facendo un po' il monello oggi. Ecco qua, mettiamo il coperchio se c'è,
lasciamo cuocere un pochetto i nostri carciofi. Ciao Teresa, collega del 6 agosto. Eh sì, il 6 agosto arriverà anche quello. Allora, quindi mettiamo questi carciofi, li lasciamo un attimino cuocere, li lasciamo, ci mettiamo anche un pochetto di erbetta cipollina se vi piace, oppure mettete l'aglio e a spicchi intero, fate voi a pezzetti, e facciamole un attimino cuocere e poi aggiungiamo il resto delle cosette. Ciao Nadina, ho detto bene. Anna Maria, buonasera. A questo punto vi giro verso di me. Ciao Marta. E iniziamo a prendere una metà di impasto. L'altra metà lo lasciamo stare. Lo mettiamo sempre coperto col tovagliolo. Mettiamo un po' di semola rimacinata e iniziamo a stendere con il mattarello. Allora, ciao Rosario, ciao Carmela. Se voi volete fare prima, prendete ovviamente la macchina per la pasta. Io mi scoccio, non ce la faccio. Allora faccio così a mano, e che sicuramente mi servirà per fare movimento alle braccia, però veramente ci vorrà pochissimo tempo. Stendiamo, stendiamo bene bene. Io intanto ho già messo l'acqua per la pasta, che ho salato già, e ho messo un goccino di olio, così la pasta fresca non si attaccherà tra di loro. Ciao Angelica, buonasera. Mettiamo un pochetto di semola, un altro pochetto anche di qua, e continuiamo a stendere. Va bene? Dobbiamo fare una sfoglia. Ciao Giovanna, abbastanza sottile, perché poi dobbiamo ricavare le penne, la pasta formato penne, Voi dite come si fa? E mo vi faccio vedere. Stendete sempre, vedete com'è facile stendere? Poi alla fine mi diverto pure, Invece la macchina per la pasta fa tutto lei e non ci sta più sfizio, perché non è vero. Stendete sempre. Nel frattempo i nostri carciofi stanno cuocendo, andiamo a stendere sempre, e questo può essere, è bello sottile così, vedete? Va bene? Ciao Mario! Hai ragione, non sto venendo più, abbiamo iniziato il periodo del lavoro, come si fa? Ciao Giovanna! Allora vi giro verso i carciofi. Vedete? A questo punto andiamo ad aggiungerci i piselli e facciamo sempre, mescoliamo sempre, perché a questo punto i nostri carciofi devono cuocersi. E che cosa facciamo? Andiamo ad aggiungerci anche la pancetta a dadini. Aggiungiamo la pancetta a dadini e poi ci mettiamo anche un pochetto di sale. Aspettate che adesso tagliamo, voi guardate sempre, questo è un piatto di stagione, sale, pepe o peperoncino, fate voi, mescolate sempre, e a questo punto andiamo a sfumare con un pochetto di acqua, va bene? Mentre facciamo la pasta, ecco qua, copriamo e lasciamo intenerire i nostri carciofi. Ciao Anna, Assunta, Giusy, buonasera. Allora, a questo punto mettiamo sempre un po' di farina di semola, così non si attaccherà. Prendo un tagliere, lo cospargo, mi giro verso perché avete ragione, con un po' di farina di semola. Condividete la diretta, mi raccomando. Fate i brani. Bella Anna Maria, facciamo così, aspettate. E allora, se voi avete una formina quadrata, perché ci occorrerà una formina quadrata, io ho questa qua dentata, che poi alla fine è quella per fare i ravioli grandi, e vado a ritagliare tutti dei quadratini, e andiamo a ritagliare. Uno, facciamo bene bene,
così vi faccio vedere, poi il resto gli altri li faccio io. Io vi faccio vedere una parte, poi l'impasto che resta, questo non mi piace, l'impasto che resta, poi dopo provvedo io a completarli. Va bene? Ci vedete, vero? Sì, ci vedete. Ritagliamo tutti questi quadratini. Ecco qua, facciamo così. Avete visto l'impasto della pizza che ho fatto? Quelle le dovete fare perché è buonissima, quella, quell'impasto lì. È uno spettacolo di impasto soffice, una nuvola, veramente buonissimo, ed è ottimo anche per fare il pane quell'impasto, per fare una focaccia. Provateci, come in tanti avete provato il panettone di Pasqua, avete fatto in tantissimi il panettone di Pasqua, avete fatto la pastiera, siete stati taralli, ma che siete stati bravissimi. Ciao Maria, Maria Rizzo, ciao Marcello. Che cosa non le ho viste? Sì, sono in pagina, le ho postate stamattina, tesoro. Sono le pizze fritte. Puoi vederle tranquillamente. Aspettate che adesso togliamo tutto questo ambaradan e vi faccio vedere come si fa la penna, come formato pasta. Vediamo. Vediamo se Michela questa sera ci riesce. È vero? Giovanna, figurati, Giovanna Pisu, ho detto bene? Sì, stiamo facendo la pasta fresca con un sugo di carciofi e piselli. Aspettate che nel frattempo i carciofi si stanno cuocendo bene bene. Ovviamente noi cerchiamo di fare i quadrati più precisi possibili, ma come dico sempre non siamo geometri, per cui facciamoli insomma sempre. È sempre un prodotto fatto in casa, quindi per quanto preciso e bello possa essere, ci sono sempre delle imperfezioni, però a noi non ce ne importa. Un bacio da Taranto anche a te, Luciana. Ho detto bene? Sì, Luciana, Patrizia, pure a te un bacione. Luciana Cacciuttolo, tesoro. Frocidana, ma che è a Taranto, è vero? Allora, a questo punto, vediamo un attimo il sughetto che fine ha fatto. Eccolo qua. Vedete, sto cuocendo una meraviglia. Un altro pochetto, dopo se occorre, se vediamo che si asciuga troppo, aggiungiamo un pochetto di acqua, ma già i carciofi sono teneri perché erano i cuori di carciofi freschi, quindi voglio dire i piselli pure freschi, vedete la pancetta e sta tutto bene bene, si sta cuocendo alla perfezione. Intanto, allora, l'impasto in più, andiamo a mettere qui, andiamo a coprire. Intanto io prendo un cucchiaio di legno, non utilizzato, e vado a praticamente a prendere i due angoli estremi e vado ad unirli in questo modo, facciamo così, e vado ad unirli, vedete? Creiamo una sorta di penna, vedete? Adesso ne facciamo altri. Allora, mettiamola qui al centro, vedete? E andiamo a chiudere le due estremità. E facciamo, pressiamo bene bene e facciamo un'altra penna, vedete? Riuscite a vederla bene? Vedete? E così proseguiamo. Per gli altri, ovviamente, andiamoli a metterli insieme sul tagliere con la semola rimacinata, così non attaccherà. Altri, e sono qui, e andiamo a sfilare, vedete? Diamo sempre un po' di semola. E facciamo così per tutti, così andiamo a creare questa sorta di maccherone, ecco, chiamiamolo così. Ciao chef, Michele, Enza, Anna Maria, vedete? Vi faccio vedere qui, forse li vedete meglio, vedete? Ciao Visa, vediamo un pochetto se c'è bisogno di un altro pochetto di acqua. Adesso andiamo ad aggiungere pochetto, vedete? E lo lasciamo cuocere un altro poco, perché comunque i carciofi devono intenerirsi un altro poco.
Andiamo a formare gli altri maccheroncini. Io almeno una porzioncina la devo fare, il resto poi me li faccio io, eh? Ciao Valentino, Lia, in cottura non si aprono, l'altro giorno non si sono aperti, spero di no. Spero di no. Facciamo la prova, se si aprono me li mangio questi, come fa? No, comunque non si sono aperti la volta scorsa. Li ho già preparati, anzi, questi qua, se sono in più, li potete lasciare così sul tagliere coperti con carta stagnola in frigorifero anche per il giorno dopo. Si seccherà e si seccheranno e saranno ancora più buoni. No, in cottura non si sono aperti, Lia. Vediamo adesso. Pressiamo bene, bene. Vedete? E vediamo cosa succede. Questi in realtà li ho sempre fatti, anche in formato più grande. Fondamentalmente non si sono mai aperti. Poi, se mi fa lo scherzo adesso, non lo so. Ciao Michela, ci provo, ci proviamo, dai. Proviamoci. Io ci provo sempre. Poi, tanto sbagliare umano, non è che ce ne importa. Se sbagliamo, vuol dire che bisogna migliorare qualcosa. Ma facciamo come la volta scorsa: avete visto il casatiello di Pasqua che sbagliai perché aumentai la dose di sugna e quindi e non è cresciuto, insomma, è venuto, era buono in sapore, ma era brutto, diciamo, perché era basso, non era lievitato a dovere. E ho capito lì dove ci fosse l'errore, insomma. Quindi, alla fine, se sbagliamo è perché dobbiamo migliorarci. Quindi, ciao Evelina, Argenti, Baratti, buonasera a te. Ecco qua, e li faccio, Anna, un po' di pazienza, Anna Savona, qui ci vuole un po' di pazienza per farli, però vi posso garantire che sono buoni buoni, perciò ho deciso di farne pochi, perché per fare tutto l'impasto, insomma con l'impasto che ho fatto, vi vengono fuori più o meno 4 porzioni, va bene? Poi potete anche fare delle, se vi resta l'impasto, un po' di tagliatelle, di tagliolini, come feci io l'altro giorno. Vi ho postato il video per chi ha avuto modo di vedere. Facciamo così. Vedete, non ci vuole, ci vuole un po' di pazienza e quella sì che ci vuole. Mettete sempre un po' di semola rimacinata. La semola rimacinata è importante perché non fa attaccare la pasta fresca insomma, tra i pezzi, tra di loro. E quando andiamo a calarla in acqua si scrolla via subito. Invece la farina normale si attacca e se ci fate caso dopo resta in acqua e sale tutta a galla quella farina. Invece la semola va via subito. diciamo, ma sbaglio anch'io, tesoro. Sbaglio, però poi cerco sempre di migliorare, quindi voglio dire, sbagliando come si suol dire, si impara. Un po' di pazienza che abbiamo finito, gli ultimi due, e poi il resto li faccio dopo, mi metto con una santa pazienza e li termino, anche perché qui sia a Maria che a mio marito la pasta fresca piace molto, quindi Maria sicuramente se sta meglio, oppure magari per domani, gliele conservo per domani. Adesso sto ancora dentro. Vabbè, questi qua lasciamoli stare, me la vedo io dopo. Allora, questi l'abbiamo fatti, vedete? Vedete? Questi macchi, ecco, forse visti così riuscite a vederli bene. E poi si sbagliano, va bene, ti invito tesoro. Intanto vediamo il sughetto, se no qua. Tra invita a te, invita a me. A questo punto, vedete, si sono tostati bene, bene, bene. Aggiungiamo un pochetto di panna, giusto per creare un po' di cremina. A chi piace, poi se non piace potete metterci un po' di besciamella, oppure qualche patata lessa schiacciata, se non vi piace la besciamella o la panna. Oppure potete metterci un po' di ricotta o qualche formaggio spalmabile. Io faccio così e a questo punto spegniamo e copriamo un attimino. L'acqua è già in cottura, vedete, già bolle. E io vi giro così vi faccio vedere
che cosa succede stasera. Vediamo se mi fanno qualche scherzetto, se si aprono, se non si aprono vuol dire che sono stati bravi e vanno mangiati interi. Vediamo, ecco qua. Tanto questo, quella pasta fresca alla fine sarà cotta quando inizierà a salire a galla. Vediamo cosa succede. Inizierà a salire a galla. Ecco qua. Qui dopo, vedete? Quando inizierà a salire a galla, vediamo cosa succede. Io spero che non si aprano. Speriamo. Eccomi, sono qui. Vediamo che cosa succede. Io intanto pulisco un attimino il piano. Va bene? Dopo vi continuo le cosette qui. Se li pulisco così, li possiamo impiattare con tranquillità. Ok. Vediamo che succede. Ciao Marica! Vediamo, togliamo il coperchio al nostro. Guardate, già sono saliti a galla. Tenete presente che io nell'acqua ho già salato e ho messo anche un filo di olio. Esatto, Giovanna. Ciao Felicia! Ecco qui. Vedete che non si sono aperti. Li passiamo in padella. Ecco qua, accendiamo così facciamo. Credo che non ce ne sono più. Ecco qua. Vediamo. Giriamo. Vedete? Potete ovviamente condire anche con un sugo, eh? Sugo di carne macinata, salsa fresca, insomma di pomodoro fresco. Fate voi. Ecco qua. Ecco qua, vedete? Va bene? Ecco qua, andiamo ad impiattare, prendiamo il piatto, il mio, e andiamo ad impiattare. Vi faccio vedere, così non ci perdiamo in chiacchiere. Guardate, che meraviglia. Ecco qua, ne potete mettere di più, di meno, fate voi. Se volete fare una porzione più piccola, io qua ho fatto una bella porzione grande, diciamo che per due persone può bastare. Il piatto è grande e vi faccio vedere una maxi porzione, ed eccola qua, guardate. Ecco qua, ci mettiamo un pochetto di pepe. Aspettate che qui andiamo a ripulire, che il piatto deve essere sempre pulito, Andiamo a metterci un po' di pepe. Ed eccolo qua. Il nostro piatto, i nostri maccheroni fatti in casa, le nostre penne, chiamatele come volete voi, sono pronte. E buon appetito, sì, perché io uno lo devo assaggiare. Assaggiamo? Io faccio l'assaggio. Guardate com'è, non si sono aperti, guarda. Ma che bello di lo fa. Antonio! Troppo buono. Ma guardate come sono belli. Vedete? Non si sono aperti. Me li mangio io. Guardate. Mosi, mi raccomando, fate questa ricettina semplice, veloce, economica. Io ovviamente l'ho preparata con sughi di carciofi, perché metti al giardino, poi sono comunque verdure di stagione, che ve lo dico a fare. Condividete la diretta, seguitemi sempre nelle storie, ci vediamo
domenica per una ricettina dolce e voglio farvi vedere una cosa che ho pronta in frigo, in forno, non so se è in frigo. Ho fatto dei panini integrali per mia figlia. Sono lievitati, un impasto da stamattina. Adesso li devo infornare. Sono i panini con farina integrale e sesamo su. Vediamo che succede. Ci ho provato. Sono super lievitati, adesso li inforno e dopo vi faccio vedere il risultato. Quindi vedete, mentre faccio una cosa ne faccio un'altra, impastocchio sempre. Allora io vi saluto con la pasta fresca fatta in casa, con le nostre penne fatte in casa, avete visto, non ci vuole niente. E ci vediamo sempre nelle storie, nei post e seguitemi, seguitemi sempre. Io dopo vi saluterò uno a uno, condividete la diretta e vi abbraccio tutti. Vi saluterò Maria e l'altra che tornerà a breve dalla gita della scuola. Un abbraccio a tutti quanti voi, ci vediamo domenica per la diretta dolce. Ciao!